Assunzioni all'ASP di Enna di persone vicine a un candidato alle ultime elezioni. Indagine su un volantino anonimo. La direzione investigativa antimafia ha eseguito il sequestro di 10 immobili e 2 conti correnti. Il provvedimento riguarda un'imprenditrice agrigentina. Piscina comunale di via Rochester, sabato manifestazione per conoscere la data della riapertura. Affitti, Caltanissetta meno cara d'Italia, il rapporto sui costi di locazione dell'Unione Italiana del Lavoro. Antologia Reporter, Peppe Nasca, una vita per il teatro, giovedì 6 alle ore 21 su TFN. La procura ennese ha aperto un'indagine su una serie di assunzioni all'ASP di Enna ritenute sospette e collegate in qualche modo alle elezioni regionali dello scorso 25 settembre. Lo spunto nasce da un volantino anonimo che è stato diffuso nel periodo immediatamente precedente alle elezioni, nel quale era stata segnalata l'esistenza di un sistema clientelare tramite il quale sarebbero state effettuate assunzioni favorendo persone vicine e parenti di un candidato alle elezioni regionali. Sarebbero una ventina le persone assunte, secondo quanto sostenuto da chi ha fatto circolare il volantino, persone che sono indicate in un elenco che oltre ai nomi e i cognomi contiene anche il grado di parentela, tutti assunti all'ASP e all'ospedale Umberto I di Enna. Tra l'altro non è nemmeno la prima inchiesta della procura sulle assunzioni dell'ASP ennese ritenute sospette. In passato erano arrivate altre segnalazioni sulla scrivania del procuratore capo Massimo Palmeri e dei suoi sostituti, tanto che sono stati aperti altri fascicoli d'inchiesta. Dieci immobili e 2 conti correnti bancari per un valore di circa 750.000 euro sono stati posti sotto sequestro dalla Direzione Investigativa Antimafia. Destinataria del provvedimento, l'imprenditrice quarantenne di Agrigento Maria Barba, detta Giusi, titolare di un'attività nel settore dell'assistenza agli anziani e disabili all'interno della cooperativa Suami, al centro attualmente di un'inchiesta per appropriazione indebita e riciclaggio. Secondo quanto emerso dall'indagine degli investigatori della DIA, il punto centrale della vicenda riguarda il reimpiego di denaro proveniente dall'attività illecita scaturita dalla gestione di una onlus. Magistrati e investigatori hanno analizzato dettagliatamente il materiale contabile dell'attività di Giusi Barba, passando a setaccio i rapporti finanziari e riscontrando numerose irregolarità, sempre secondo l'accusa. La donna è la moglie di Salvatore Lupo, ex presidente del Consiglio Comunale di Favara, assassinato il 15 agosto del 2021 dal padre dell'indagata, Giuseppe Barba, poi arrestato e attualmente sotto processo per il delitto. Delitto che, secondo l'accusa, è connesso ai contrasti economici relativi alla separazione tra Giusi Barba e appunto il defunto marito. Quest'ultima era anche stata rinviata a giudizio insieme all'ex marito per l'accusa di estorsione ai dipendenti della cooperativa. Si terrà sabato 8 ottobre dalle 17 alle 20 una manifestazione pacifica davanti la piscina comunale promossa da Armando Turturici per chiedere come mai i lavori di ristrutturazione non sono ancora iniziati e se ci sarà una data per la riapertura della piscina. Da maggio davanti la piscina campeggia la scritta «Presto riapriremo la piscina con tante attività acquatiche e non solo e anche la vostra attesa sarà premiata». Quello che si chiede il promotore della manifestazione e anche i cittadini nisseni che hanno non pochi problemi logistici per usufruire di altre piscine è avere delle certezze da parte della società che ha in mano i lavori di ristrutturazione e delle date certe di consegna dei lavori e riapertura della piscina. Una manifestazione pacifica per richiedere notizie e possibilmente una riapertura di questa piscina che è chiusa ormai dal giugno 2019, quindi sono 3 anni. E sostanzialmente la piscina è un bene pubblico di cui tantissime persone hanno veramente bisogno ed è giusto che in città ci sia questa struttura che fa bene anche all'economia. Noi speriamo che con questa manifestazione possiamo venire ascoltati e invito tutti a partecipare. Cari
Caltanissetta è la città in cui gli affitti sono i più bassi d'Italia. Il dato rilevato vede infatti il capoluogo siciliano con il costo medio di 218 euro mensili per il canone d'affitto di un appartamento di 110 metri quadrati contro i 600 euro di Catania e 450 euro di Palermo. Varcato lo stretto, gli affitti più salati sono quelli di Roma, 1450 euro, seguita da Milano con 1300 euro e Bologna con poco più di 900 euro. A chiedere attenzione sul tema è Ivana Veronese, segretaria confederale UIL, l'Unione Italiana del Lavoro, che si rivolge al nuovo governo per soluzioni celeri su rincari ed emergenza abitativa. Il fatto, oltre gli aumenti di luce e gas, è il costo. Di fatto, oltre gli aumenti di luce e gas, anche il costo dell'affitto a lievitare di un 8,1% in più. Secondo l'ultimo indice FOI, prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato dall'Istat, si prevede un aumento già di fatto riscontrato dallo scorso agosto. Così un affitto medio di 538 euro mensili si prospetta su quello un aumento di 32,70 euro al mese e si traducono in 392 euro all'anno in più. E se in Italia il canone d'affitto è di 538 euro mensili, saranno 6.450 gli euro annui, vale a dire un costo di incidenza per un 19,9% sul portafoglio delle famiglie. Per questo motivo la sigla chiede al nuovo governo di rimettere al centro del dibattito politico il tema della casa, di affrontare con rapidità sia l'emergenza sfratti e di valutare l'introduzione di risorse sufficienti per un piano di medio-lungo periodo in grado di incrementare in modo consistente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di aumentare sensibilmente le risorse del fondo per il sostegno agli affitti e per la morosità incolpevole. Ieri pomeriggio, nella cornice di Palazzo Mongada, si è tenuto il convegno dell'Associazione Dislessia di Caltanissetta, in concomitanza con la settima settimana nazionale della dislessia, che viene svolto regolarmente ogni anno in campo nazionale, diviso in 60 sezioni provinciali dell'associazione. Quest'anno l'Associazione Dislessia Caltanissetta, guidata dal dottore Marco Leonardi, ha organizzato due convegni sull'argomento, uno andato in scena ieri e l'altro oggi a Gela al Teatro Eschilo. Nei convegni si discuterà sulle linee guida da intraprendere e sul metodo di inclusione, dove a parlarne saranno professionisti come psicologi e psicoterapeuti. L'impegno dell'associazione è sensibilizzare il mondo professionale scolastico e la pubblica opinione sul problema della dislessia, promuovere la ricerca e la formazione nei diversi ambiti di intervento e offrire agli utenti un punto di riferimento qualificato per ottenere informazioni e aiuto per identificare il problema. Questo convegno è in occasione della settima settimana nazionale della dislessia, che si svolge annualmente praticamente in tutto il territorio, in 60 sezioni provinciali dell'associazione su scala nazionale. Sotto questo punto di vista, quest'anno noi abbiamo organizzato ben due convegni, uno a Caltanissetta, al Palazzo Moncada, che sta per iniziare, e l'altro al Teatro Eschilo di Gela. È stato un bel tour de force, ci sono degli ospiti d'eccellenza, si parlerà di linee guida, inclusione e tutti gli aspetti che ne derivano. E tra gli ospiti abbiamo il professore Serafino Buono, il professore Cornoldi che si collegherà online, il dottore Francesco Di Blasi e il sottoscritto che parlerà di 10 anni di attività di screening moderati dalla dottoressa Chianese. La settimana è dedicata ai disturbi specifici dell'apprendimento, alla dislessia, ovvero a quei disturbi, a quelle neurodiversità per le quali alcuni bambini, alcuni alunni fanno fatica ad automatizzare i processi di lettura, scrittura e calcolo. Queste condizioni sono sostenute da aspetti neurobiologici, quindi non sono bambini che non hanno voglia di studiare, non sono demotivata allo studio. Questi aspetti arrivano dopo, alla base c'è un disturbo che non gli consente l'automatizzazione della lettura, della scrittura e del calcolo. Fare queste giornate è molto importante per sensibilizzare sia gli insegnanti curricolari, sia tutto il corpo insegnante.
si è conclusa positivamente Puliamo il Mondo, che a Caltanissetta ha coinvolto enti, dunque comune, libero consorzio ad esempio, ANAS, Dasti, ma anche tanti giovani come gli scout e gli studenti. Il 30 settembre, venerdì, i bambini hanno riempito Piazza Garibaldi partecipando ai laboratori realizzati all'interno di una delle aree allestite in occasione della manifestazione Carovana dell'Economia Circolare, iniziativa di Legambiente che ha coinvolto diverse città siciliane e dunque anche Caltanissetta. Nel pomeriggio invece i ragazzi e ragazze delle scuole superiori hanno ripulito alcune zone cittadine aderendo alla campagna nazionale Puliamo il Mondo. Hanno tolto rifiuti in alcune aree come Viale Regina Margherita o Piazza Papa Giovanni XXIII. Domenica invece 2 ottobre l'attenzione si è spostata verso la strada provinciale 2 e alcune aree di sosta della strada statale 640. Si tratta di pulizie straordinarie per certi versi simboliche che mirano comunque ad un obiettivo strutturale: riuscire a mettere attorno ad un tavolo prefettizio diversi attori competenti, si legge in un lungo post di Legambiente Caltanissetta. Un auspicio che pare possa concretizzarsi a breve, così come aveva raccontato anche ai nostri microfoni qualche giorno fa il presidente dell'associazione ambientalista nissene Vocigna. Si pensa infatti ad una sinergia tra gli enti per far sì che le strade rimangano prive di rifiuti e ad un protocollo d'intesa. Si pensa infatti ad una sinergia tra gli enti per far sì che le strade rimangano prive di rifiuti e, guardando al futuro, anche ad un protocollo d'intesa. L'abito del capitano con la feluca e lo spadino, l'abito dello scudiero e dell'alfiere maggiore, lo scudo e l'alabarda della Real Maestranza e poi le bandiere, compresa quella storica, elementi che fanno parte della tradizione della città esposti all'interno del Museo Diocesano Nisseno. Anche Caltanissetta ha partecipato infatti alla giornata della rete europea per le celebrazioni della Settimana Santa con la mostra della Real Maestranza. Queste sono le prime giornate europee della Settimana Santa e della Pasqua, l'1 e 2 di ottobre. Le 18 settimane sante che fanno parte della rete europea hanno celebrato e stanno celebrando questa iniziativa attraverso una serie di eventi. Noi speriamo che da qui ai primi dell'anno prossimo Bruxelles possa riconoscere come cammini di passione tutta la nostra rete e quindi fare un passo più avanti, e possiamo anche dire che il percorso di rete può essere supportato anche dall'entrata, se Dio vuole, con l'inaugurazione del nostro museo della Settimana Santa, che ancora non è stato inaugurato. Noi siamo entrati a far parte di questa rete nel 2018 in Portogallo, a Braga, attraverso la Fondazione Federico II di Palermo, e per essa la direttore generale, la dottoressa Patrizia Monterosso, che ci ha fortemente voluto e ha apprezzato la nostra Settimana Santa sin dal primo minuto. Questo dobbiamo dirlo, che è stato veramente importante, così come è stata importante anche la partecipazione a questa rete con una adesione voluta fortemente anche dall'onorevole Giancarlo Cancelleri, che allora era vicepresidente dell'ARS e della Fondazione Federico II, che ci ha voluto accompagnare proprio per far sì che noi potessimo entrare. Il percorso della rete europea non è tanto solo promuovere le processioni, ma promuovere un turismo religioso importante che guardi all'artigianato, ai dolci conventuali pasquali, quindi una serie di eventi anche collaterali tutto l'anno, non solo durante la Quaresima, ma tutto l'anno. La mostra ha visto il coinvolgimento dunque del Museo Diocesano, guidato dal direttore Giuseppe Di Vita, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, dell'intera Associazione Real Maestranza ed in particolare del vicepresidente dell'Associazione AIAN, Associazione Intercategoriale Artigiani Nisseni Capitani della Real Maestranza e Capitano Emerito Anno 2012 Gioacchino Ricotta, e del presidente della categoria Fabbri Salvatore Di Mauro e della Fondazione Federico II di Palermo. La Real Maestranza dunque così racconta la sfilata del Mercoledì Santo e più di 400 anni di storia. Sono 471 anni, diciamo è la più antica associazione, la più antica, oltre alla più antica, noi siamo la più antica di Caltanissetta, ma noi nel mondo siamo esclusivi, siamo noi artigiani che manteniamo quello che è stato creato dagli artigiani del 1551, che hanno difeso le mura della città di Caltanissetta. Questo noi lo manteniamo con orgoglio e andremo sempre avanti e manderemo sempre questa storia con grande gioia e con grande lavoro e passione dietro le quinte. Nuovo appuntamento con Antologia Reporter, giovedì sera alle ore 21 su TFN, dal titolo Peppe Nasca,
una vita per il teatro. Vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. La storia di Peppe Nasca. Una storia che parte da lontano, dagli anni 70, con i 15. Una storia che si consolida con il piccolo stabile nisseno. Una storia che finisce prematuramente in una notte come tante nel 1996. Il suo ricordo resta sempre vivo in quanti lo hanno conosciuto, apprezzato e amato. Di Peppe Nasca le nuove generazioni sanno poco o nulla, ma della sua passione, del suo entusiasmo, del suo carisma sono piene le pagine più belle del teatro nisseno, e non solo. Peppe Nasca, classe 1951, era ed è una pietra miliare della cultura e dello spettacolo di questa città. Spesso ingrata verso chi le ha saputo dare tanto, senza se e senza ma. Peppe Nasca era l'anima del teatro a Caltanissetta. Era attore, era regista, era produttore. Innovativo, caparbio, vulcanico, sapeva trascinare quanti lo circondavano. Sapeva pensare e vivere in grande per il suo teatro. Sapeva affrontare le sfide, tutte, sino in fondo. Peppe Nasca era ed è il padre del teatro di Caltanissetta. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di 3B Meteo, giornata di martedì con l'alta pressione che sarà in rinforzo tra l'Italia e l'Europa centrale, garanzia di stabilità e bel tempo. Tra l'altro con temperature in aumento sarà la classica ottobrata romana su tutta la nostra penisola, una fase di bel tempo tipica della prima decade di ottobre. Cieli sereni o al più offuscati da innocue velature di passaggio, stratificazioni al nord. Nel dettaglio possiamo osservare difatti la giornata stabile con delle temperature che sul medio Tirreno anche all'estremo sud toccheranno i 26-27 gradi. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app gratuita di 3B Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, Scarantino, via Paolo Emiliani Giudici. Servizio notturno, Croce Verde, viale della Regione,